È un souvenir del luglio 1950. Una tenera carezza a tutti i bambini di Civitavecchia, questo autoscatto del turista francese che fa parte del lungo filo rosso della ricerca della memoria di TRC, Telecivitavecchia. Un'immagine che dice tutto, la desolazione che si riflette nello sguardo attonito del viaggiatore, l'attenzione che si concentra sulle ferite mortali ad uno dei simboli della città, la chiesa di Santa Maria, ancora orgogliosamente in piedi nonostante le bombe e le ferite mortali. Scorrono le nostre immagini, peraltro già proposte dall'archivio della memoria di Telecivitavecchia. Un'attenzione, una ricerca che parte da lontano, dalla prima mostra dell'81 alla festa dell'unità, al parco della Resistenza, con gli ingrandimenti in bianco e nero di Umberto Mazzoldi, alla nuova mostra della primavera successiva in piazza Leandra, con nuove immagini della città che non c'era e non c'è più. E che dire oggi, nell'anniversario del primo bombardamento? Riproporre forse la storia spezzata e i 5 documentari realizzati a cavallo del 50° anniversario da Telecivitavecchia? Credo basti un pensiero, un sentimento profondo di pena per i morti, per quei morti tanti e per i sopravvissuti, coraggiosi e indomiti, esempio lontano che i giovani dovrebbero almeno assaporare. Le foto conservate gelosamente nel nostro archivio raccontano dello stravolgimento della città. Le testimonianze raccolte con pazienza e disponibilità dai tanti cittadini ricostruiscono gli anni dello sfollamento e della speranza, dei lutti, della fame, del terrore giorno per giorno, momento per momento. Che dire ora di più e di diverso? Che cercare ancora fra le parole degli ormai rari superstiti? La guerra, le bombe che è bene ricordarlo in uno dei tanti grotteschi assurdi della storia, furono amiche dei cosiddetti liberatori americani e inglesi che in verità fecero pagare a carissimo prezzo quella loro opera di liberazione, affrettandosi a mettere da parte i coraggiosi liberatori partigiani alla macchia. Le bombe amiche chiusero drammaticamente la pagina nera del ventennio, cancellarono il tessuto connettivo di una città che si era stabilizzato nei secoli con il suo quieto vivere. Su questo sarebbe opportuno riflettere, al di là delle celebrazioni che rischiano sempre più, con il tempo che scorre e allontana quel 14 maggio, rischiano di trasformarsi in un rituale, come per altre feste comandate.